Benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze italiane. Oggi parleremo di ortopedia nel paziente anziano, quindi ortogeriatria, fratture da fragilità e osteoporosi. Per farlo, siamo in collegamento da Milano con il dottor Fabrizio Ferrara. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera. Dottore, quindi, per iniziare, quali sono i problemi che caratterizzano il paziente anziano in ortopedia? Ma direi che la parola chiave per parlare dei problemi dell'anziano in ortopedia è la parola fragilità. La, infatti avrete sentito parlare di fratture da fragilità. È un concetto difficile da definire. Eh, distinguiamo due tipi di fragilità. Il mondo anglosassone usa due parole, come si vede solo nella grafica, fragility e frailty. Fragility è la fragilità in senso stretto, ossia una cosa che si rompe facilmente, come l'osso dell'anziano. Invece frailty è un concetto un po' più complesso, è una fragilità a tutto tondo. La persona anziana è fragile perché ha molte malattie, può essere disabile, e non di rado questa fragilità si associa a uno stato socio-economico precario. Tutti questi fattori lo portano ad essere più a rischio di... Eh, patologie gravi che eh, lo faranno aggravare la sua condizione eh, di disabilità, appunto, fino ad arrivare a un aumento della mortalità e delle necessità di istituzionalizzazione. Per cui abbiamo detto, c'è una fragilità che è legata all'osteoporosi e che ehm, è dovuta appunto a una maggior fragilità dell'osso. E c'è anche una fragilità che invece è multisistemica, cioè va a coinvolgere la persona nella sua interezza. Ed è in questo frangente che nasce l'ortogeriatria, che è appunto quella branca dell'ortopedia che va ad affrontare le problematiche specifiche del paziente anziano. Ecco, dottor Ferrara, lei ci ha parlato di fratture da fragilità. Di che cosa si tratta? Le fratture da fragilità eh, sono appunto un problema tipico dell'anziano e sono le fratture che avvengono per eh, traumi che normalmente non causerebbero la frattura, tipicamente una persona che cade dalla sua altezza, non che cade da una scala o eh, in seguito a un incidente stradale o altro. Sono causate appunto da una fragilità dell'osso eh, secondaria all'età avanzata, all'osteoporosi e ad altri fattori. La chiave nel curare queste fratture è curare il paziente nella sua interezza e non solo la frattura. Distinguiamo vari tipi di fratture da fragilità. Vorrei distinguere tra le fratture femorali e non femorali. Quelle non femorali sono quelle che capitano nel paziente tendenzialmente un po' più giovani, sono meno gravi, spesso si riesce a trattarle senza operazione, però sono un campanello d'allarme. L'ortopedico, l'ortogeriatra deve intervenire. Deve prendere in carico l'ammalato per impedire che eh, avvengano eh, eventi più gravi come appunto sono le fratture di femore. Le fratture di femore sono invece un eh, tipo di frattura da fragilità molto più grave perché sono gravate da una certa mortalità e da una disabilità anche. Per cui è importante avere delle attenzioni specifiche nel curare l'ammalato con frattura di femore. Nel curare queste fratture bisogna avere in mente dei concetti eh, precisi. Il primo è il tempo, è importante operare presto, operare si dice nelle prime 48 ore, ma non bisogna limitarsi a questo, il timing è solo uno degli aspetti. Un altro aspetto importante è operare bene, cioè avere un buon intervento chirurgico, che sia fatto avendo tutte le possibilità possibili. Eh, in essere un'altra cosa importante è arrivare all'intervento in sicurezza quindi non correre e, e magari tralasciare delle ehm, indagini preoperatorie importanti. L'intervento, però, è solo il primo aspetto. Eh, dopo l'intervento, è importante un percorso riabilitativo corretto, eh, ed è importante anche pensare alla dimissione, pensare al ritorno del paziente in comunità, eh, per cui è necessaria un'equipe multidisciplinare per andare ad affrontare questi aspetti. Non da ultimo, appunto, è la prevenzione. Per questo, sono nate, appunto, come vediamo nella grafica, le hip fracture units, cioè delle divisioni di ortogeriatria specificamente dedicate a curare i pazienti con una frattura di femore. Dottore, per quanto riguarda la gestione, come ultimo punto, lei ci ha parlato di prevenzione. Quindi, cosa si può fare per prevenire? Ecco, la prevenzione è un aspetto molto importante. Eh, abbiamo detto come la, quando ci si eh, trova davanti a una frattura da fragilità bisogna prendere in carico il malato. Ecco, presa in carico è la parola chiave. Curare la frattura, che sia una frattura di femore, ma anche le fratture non di femore, quindi che, sono, che avvengono prima, che sono un campanello d'allarme, noi non dobbiamo limitarci a curare la frattura, ma dobbiamo prendere in carico il malato. E per questo sono uh, nati e nascono dei protocolli per cui curiamo la frattura, poi il medico che cura la frattura deve capire quella che ho, ho curato è una frattura della fragilità e faccio le giuste domande al paziente. Se la risposta è, è sì, Nel curare, oltre a curare la frattura sarà importante mettere in atto le indagini che vanno a identificare le cause della fragilità, quindi soprattutto l'osteoporosi. Cosa farà il medico? Chiederà degli esami del sangue, delle radiografie della colonna vertebrale, perché molti pazienti hanno delle fratture vertebrali da fragilità che non sapeva di avere. E inoltre la MOC, che dà proprio una misura della densità ossea e quindi dell'osteoporosi. Se questi esami ci danno eh, segno di una malattia curabile, quindi dell'indicazione terapeutica eh, sarà necessario e importante dare la terapia adeguata per il paziente secondo i protocolli, sempre ad associarsi a una giusta supplementazione di calcio e vitamina D. La eh, terapia non è l'ultimo passaggio, l'ultimo passaggio è come abbiamo detto presa in carico e seguire il paziente nel tempo perché il paziente eh, non di rado fa fatica a prendere la sua terapia e l'ortopedico deve seguirlo nel tempo per verificare l'andamento della terapia eh, nei vari mesi e anni di terapia. Appunto. Quindi, dottore Ferrara, abbiamo visto come nella prevenzione la parola chiave è presa in carico del paziente. Dottore, quali sono le altre patologie ortopediche che riguardano l'anziano? L'anziano ah, appunto, è un paziente ortopedico eh, frequente perché eh, sono parecchie le patologie che lo affliggono. Eh, io volevo soffermarmi in particolare sull'artrosi. L'artrosi eh, nell'anziano è, è un problema molto diffuso. L'artrosi tipicamente si cura con una protesi non solo, ma, eh, ma nell'anziano in modo particolare. Ecco, l'ortogeriatra, sempre in un'ottica multidisciplinare, andrà a scegliere per il determinato paziente le protesi più adatte, per cui eh, è importante avere un approccio eh, ultra specialistico anche in questo caso per poter dare al malato la scelta migliore. Eh, ci sono però anche pazienti che non possono uh, subire un intervento di protesi e che quindi hanno, vanno incontro alla problematica del dolore cronico. Anche in questo caso è importante eh, l'ortogeriatra, è importante un'equipe multidisciplinare perché questi pazienti spesso non hanno neanche la possibilità di fare terapie antinfiammatorie, antidolorifiche mh, perché sono troppo pesanti per loro, e in questo senso è importante approcciarlo da più. Uh, Lati per poter dare una possibilità per vivere in modo sereno la, la propria vita. Grazie, dottor Ferrara per il contributo che lei oggi ha dato alla nostra trasmissione e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.